Il ricordo degli anni da curato e il caloroso abbraccio di una comunità pronta a sostenerlo nel suo nuovo cammino hanno caratterizzato a Gandino le celebrazioni per la festa di Don Bosco all'oratorio Sacro Cuore presiedute dal vescovo Eugenio Cotter, che dopo l'ordinazione episcopale è da circa un anno a capo del vicariato apostolico del Pando in Bolivia, dove per oltre 20 anni ha lavorato alla pastorale sociale dell'arcidiocesi di Cochabamba. Nato a Semonte, è stato curato a Grassobbio, ma ha sempre mantenuto un forte legame con la comunità di Gandino, dove ha diretto l'oratorio dal 1985 al 1991, luogo in cui ha maturato la scelta missionaria. Che effetto fa tornare in questa occasione in questo oratorio? Fa sognare di essere ancora fermi a 22 anni fa, quando l'ho lasciato, e rivedere i ragazzi, i giovani, che adesso sono genitori. È una cosa bella, è stupenda. Per una parte sembra che il tempo non sia passato e dall'altra si scoprono che sono genitori e che il tempo sia passato, ma che quello che si è seminato è cresciuto e dà buoni frutti. Qualche giorno fa l'incontro con il Santo Padre, cosa le ha detto? Io l'ho invitato a continuare il cammino di rinnovamento che sta facendo della Chiesa con coraggio e con valore, perché si sentono anche resistenze a parte l'accettazione che ha. E dall'altra mi sono presentato, gli ho spiegato dov'ero e in battuta ho detto: certamente lei mi invidierà, e si è messo a ridere e ha detto: sicuramente. 22 anni in una missione non facile. 22 anni in cui, in mezzo alle sfide, comunque sento che il Signore mi ha aiutato a camminare, a crescere, mi ha insegnato a fare il prete, ma anche a essere cristiano in un cammino che ogni giorno è una sfida. Ma questo è per ognuno, quindi è la possibilità di camminare verso la nostra maturità.